È la seconda volta in poche settimane che noi ritorniamo davanti all'ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran, ma sono anni che noi cerchiamo di portare all'attenzione della comunità internazionale la realtà dell'Iran. È una teocrazia, si può definire, con la quale paesi occidentali che sono amanti della democrazia, amanti della laicità, amanti dei diritti umani, continuano a fare affari con questo paese. Questa iniziativa, grazie alla Camera Penale di Roma, è straordinaria. Dimostra quanto è grande il cuore dell'avvocatura democratica e liberale. Se oggi voi siete qua, vuol dire che ci siamo mossi tardi. Il cappio della repressione iraniana è arrivato al collo degli avvocati in Iran, che nel senso tutte rappresenta egregiamente e orgogliosamente. Siamo la Camera Penale di Roma, che è un'associazione che ha come suo fondamento la tutela dei diritti individuali. La storia di Nasrin ci ha sconvolti e turbati profondamente. La sentiamo profondamente vicina perché è una donna esile che da sempre combatte per l'affermazione dei diritti, per il superamento di repressioni inaccettabili. E naturalmente, come avvocatura, è esattamente l'espressione di quelli che sono i nostri principi. Subisce una punizione inaccettabile, terribile, che menoma le garanzie individuali di ognuno, menoma ogni spinta egualitaria. E quindi naturalmente noi come associazione siamo per forza di cose vicini a lei. L'avvocatura è oggi in un momento difficilissimo. Si parla dell'avvocato in Costituzione, però la cosa non ci rasserena affatto, perché poi quotidianamente nel nostro mandato, che io considero una vera missione, ci sentiamo sotto una lente che ci considera quasi sempre l'altra faccia del male, cioè la faccia pulita del crimine. Ed è una cosa che non possiamo tollerare, anche perché proprio l'essere vicini alle persone accusate di crimini, ma per la tutela dei loro diritti, non per la tutela dei loro reati, che è cosa assai diversa, ci espone naturalmente anche a dei rischi. Ci sono avvocati minacciati, ci sono avvocati uccisi, ci sono avvocati che per esprimere le loro idee, i loro ideali, rischiano quotidianamente. Oltre che avvocato, Nasrin è anche donna, qualcosa che aggiunge un di più a questa vicenda. Raggiunge un di più, è il motivo per cui oggi abbiamo un nastrino rosso, è naturalmente il suo essere donna che le mutila il pensiero e la voce, che la rende un soggetto fragilissimo, perché lei oggi è in carcere, ha una prospettiva di condanna lunghissima e questa prospettiva delle frustate che sul corpo così esile di Nasrin si tradurrebbero in una sentenza di morte. Ci sono diritti primari dell'uomo, come quello della libertà, come quello di avere un giusto processo, come quello di evitare qualunque pena che sia una sanzione fisica, cioè qualunque trattamento degradante dell'essere uomo. E nel nostro caso il giusto processo è condensato dalla Costituzione italiana, per esempio l'articolo 111, che proprio costituzionalizza il principio del giusto processo.